Attenzione donne, questo cartello è per voi. Agiato autosufficiente di anni 93. Ah, mi dispiace, più giovani non ce li abbiamo. Nato a Follina, dove è vissuto in gioventù. Quanto fa tutta la storia, è importante saperlo. Cerca dama compagnia dalle zone miane. Follina ci sono Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Sernaglia, Patentata. E che lui 93 anni, gli hanno ritirato la patente, quindi devi guidare tu. Lo devi scarrozzare tu a destra e a sinistra. Disponibile a vivere nelle abitazioni di proprietà. Questo è uno ricco, amiche mie. In inverno Canarie, Tenerife, Spagna, Marbella. Mentre l'estate in Italia Oderzo. Telefonare, eccetera. Signore, mi dispiace, l'ho preso io. Questo lo pio io. Questo poteva proprio la vita da signore, oh. Pensa, scherza. 93 anni, insomma, te lascio tutte nel ritirà. Ma che vuoi, oh? Mi dispiace, ho oscurato il numero perché l'ho preso io. Ho letto l'annuncio, sono disponibilissima. E dai, dai, dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Carippo. Il burino più grigio del web. Anche oggi, come sempre, i cartelli e le scritte più divertenti. Ma prima, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Allora, questa scarpa è made in Prussia. Ma Prussia voleva dire? Allora, proprio antica sta scarpa. Quando in Prussia si facevano le scarpe. Questo bagno, invece, non state al Colosseo. La porta sa da chiudi. Andiamo, no? Sta al Colosseo, tutto aperto. Stavolta non rompeteli coi. Attenzione a questo cartello. Da notare che c'è il simbolo del pericolo, però ci hanno anche disegnato uno di divieto a mano. Fatto benissimo. I ragazzi che passano spesso vicino alla porta lì vicino non prendono a calci la porta così violentemente. La porta a vetri verrà presa a calci e rotta presto. Qui c'è la sorveglianza, la polizia ti arresterà per compensare il danno. Dio ti punirà, gente cattiva. Poi se sono corretti hanno scritto gente cattivi. Vedete, ci hanno messo la i, perché è tanta gente, quindi plurale cattivi, gente cattivi. E per ribadire il messaggio ci hanno scritto: è assolutamente vetato dare pugni e calci alla porta. Se volete lasciare stare sta porta, tutti a bullizzare sta porta, ma che va fatta, oh? Lasciatela in pace, poverine. Cioè, hanno pure disegnata in 3D. Attenzione, in 3D. Oh, per non sbagliarvi c'è un cartello per l'orario d'apertura di questo negozio. Da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30. Mentre la domenica dalle 8.30 alle 20.30. Per non sbagliarti, mi raccomando, la domenica fanno altri orari. Giustamente domenica. Oh, all'estero, restaurant near me. Allora, questa cosa è geniale. Perché quando vi trovate qua all'estero, appunto, a cercare un ristorante lì vicino, voi chiedete a Google ristorante vicino a me. E in ogni caso vedete questo, near me. E il proprietario del suo locale che ha inventato il nome è un genio. È genio del marketing. Oh, in televisione la prova del cuoco è un problema quando sono amari. Antonella, però fai cambiare gli autori del programma, ma non se può. Ma è davvero. Questo cartello mi sa che era capitato accappatoio in sugna. Mamma mia, che schifo, che se lo strizzate proprio. Tu grasso, ma io l'avrò pure a mami. Non parcheggiare dietro la porta, grazie. Ah, vabbè, qua non è sbagliato. A scrivere non ha sbagliato. Può far sorridere perché magari uno pensa questa una volta non è riuscita a uscire perché hanno messo la macchina, il trattore qua dietro e non è riuscita a uscire. Però da notare le G, con che arte l'ha scritte? Guardate queste G come l'ha scritta, poi è scalate proprio. C'era la calligrafia questo. Manco nell'Ottocento scrivevano così. Comunque ha scritto in italiano, a meno che io non ci vedo male, perché a volte a forza di leggere sti cartelli mi sfuggono le cose. Sono quasi come dei rompicapi, eh? E a proposito, scrivetemi su Instagram se mi volete inviare delle foto dei cartelli. Per chi non già Instagram sa che c'è sta l'email cartelli@pippogrippo.it. Bellissimo Shakespeare! E questo è veramente bello, mi era capitata una cosa simile. E poi magari di leggere Shakespeare. Bravi, bello. Attenzione, non puoi vivere una favola se ti manca il coraggio di entrare nel bosco. È vero questo, eh. Bisogna affrontare tanti ostacoli prima di arrivare a... Certo, tu vai in un bosco, vedi sto cartello, sei quasi sicuro che finirai nella casa dei marzapani da streghe. Attenzione a questa maglietta figa, è Federazione Italiana Giovani Agricoltori. E va bene. Affittasi trilocale senza busta paga. Non è importante se assicuri che pagherai l'affitto. Qua sono talmente disperati che pigliano tutti. Gli serve proprio. A posto proprio dei pian clochard. Dici, guarda, ti metto là dentro. Se ce la fai a pagare. Bene, non ti preoccupare. No, se non c'ho lo stipendio fisso, no, non fa niente. Non voglio neanche nessuno che garantisca per te. Tranquillo. Noi facciamo buona facenza. Pensa come stanno messi male. Prendili e vatti a fare una birra. E intanto rifletti se vuoi veramente rischiare ad entrare in casa.
casa mia. Questo te spera. Però il ladro è talmente intelligente che va lì ogni giorno a prendere sti 10 euro. E il proprietario è obbligato a rimetterci ogni volta 10 euro. Se no il cartello non è più valido, no? Il ladro è più intelligente. Almeno il ladro dice, 10 euro al giorno ce l'ho assicurati. In un anno è meglio che svaligia tutta la casa. Attenzione a questo gelato, c'è caffè, ma c'è anche gusto diabete. O quello proprio. Lo zucchero che c'è sta là dentro, signori. Ti mette proprio allegria, ti fa fare un risate. E se anche tu vuoi ridere, mi raccomando, iscriviti al canale e non perdete i prossimi video. Attiva la campanellina delle notifiche. Lo apprezzo tanto. Bellissime foto di un raduno Harley Davidson. Scritto così. Questo non sa manco di che parla proprio. L'inglese proprio è il suo forte. Così come si pronuncia. E questo cartello del divieto proprio cornuti. Cioè, te lo dice subito. Così manco ci provi a lasciare la macchina lì. Questo è un altro simbolo del divieto. Qua proprio non si scherza, signori. Si può chiamare una friggitoria di pesce Nemo? Fish and chips? Ma povero Nemo. Ma se mammino là ci rimane secco proprio. Attenzione, prezzi a fare. Fate tanti affari qua, I prezzi sono bassi, fanno talmente sconti, tolgono tutto, pure le F. A fare, sono affari, I treni to train. Prima leggiamo l'originale. When the train arrives, the barriers open. Che vuol dire quando arriva il treno si aprono le barriere. Qua sarà passato un insegnante di inglese perché ha corretto trains al plurale. Train arrives. Voto 2. L'insegnante di inglese era più forte di lui o di lei, insomma. Che ha fatto a correggere il compito. Parcheggio sosta consentita, 0 minuti. Cioè, manco il tempo da rubare su. Ah, però 0 minuti vuol dire che 59 secondi ci puoi stare. Un minuto, 59 secondi posso starci. Poi il limite è 30, voi viaggiate, Non lo so, immaginate il cielo. Villa fighe. Qua è una villa proprio. È una figata sta villa, ve lo dico subito. Ancora in costruzione, ma è una figata. Hanno disegnato pure i fighi. Qua simbolo di divieto, ma ci hanno scritto escluso i residenti. I residenti possono. Qua c'è un'anarchia in questo quartiere, ce l'hanno scritto proprio appena i residenti, Cioè, vedi, noi possiamo entrare. Abbiamo deciso noi, il sindaco non conta. Tu che sei forestiero, non ci puoi passare. Ma qua abbiamo una Whirlpool Wash. Ma una macchina per lavare, bellissime. Qua stanno per vendere la casa, dice, qua così verrebbe se ci metti qua a lavatrice. Così guarda, manco se nota che è disegnata. Talmente realistiche, 69 gradi, ma e poi di più. Poi se scrive come si pronuncia, Whirlpool Wash. Ormai saper scrivere in inglese non è più importante. Importante la pronuncia, basta che te fai capire, che te frega. No, in questa maglietta Led Zeppelin, mi sa che la persona che l'ha fatta è un po' confusa, un pochino. Tirare la catenella solo per le emergenze. Solo tipo se te stai a sdiarriare, ma è brutto. Allora tiro la catenella. Se hai bisogno di aiuto, qualcuno ti pulisce. Catenella che l'hanno tirata talmente tanto che non c'è sta più. Ricorda, la vita è fatta di ioni. Delusioni, illusioni, coglioni. Soprattutto l'ultima. Ne siamo pieni proprio. Noi con la fotocamera vicina ti abbiamo visto. Noi taglieremo a te 200 euro e tu ci ridai il bici. Ti abbiamo vista, numero di telefono. Chiamate, signori. Ci hanno lasciato il numero in questo cartello. Se piede appuntamento con loro, vi vedano in gruppo proprio. Noi taglieremo a te 200 euro e tu ci ridai il bici, ma poi se è corretto. Perché non era scritto bene in italiano. E quindi dice, no, scriviamo almeno in italiano, se no non capisce. E poi ha scritto in italiano. Ha scritto, hanno scritto, perché noi sono tanti. Pensa quanti cervelli ha scritto questo cartello. Un anno capolavoro hanno scritto. Questi magari in 5 sono riusciti a scrivere una frase in italiano. Si prega di lasciare le calze e le mutandine alla cassa. Ma in che senso? Cioè, quelle che compro? O in generale, una persona che arriva alla cassa se deve togliere le calze e le mutande, no? Capito? Ah, vabbè. Attenzione agli sconti, 80 centesimi anziché 49 centesimi. Beh, signori, perché è in promozione. Queste sono le promozioni che fanno oggi. E t'aspetti. Anche all'estero non si fanno mancare nulla. In questo cartello stradale i lavori durano per 147 anni. Ma ci sono anche possibili ritardi, Beh, c'è stata. Qualche secolo di ritardo ci può stare, insomma. Via 20 settembre. Se ritrovate la M, fatemi sapere. Sono un po' preoccupato. E a proposito dei vie, cartelli stradali, nomi di paesi e città, date un'occhiata a questo video se ve lo siete perso. Magari abitate vicino a uno di questi paesi o frazioni. C'è di tutto, dal nord al sud. Se invece vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like per sostenermi. Ci vediamo prossima settimana con una reaction sugli italiani alla guida. Bad drivers. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E vamo!